Beh, noi passiamo a un altro sport adesso che è sempre a contatto con la natura, lo sled dog. Infatti sta per partire il circuito itinerante della Doco Cup, una serie di gare avvincenti, specialmente perché mettono in evidenza quanto il rapporto uomo-animale è in grado di raggiungere grandi traguardi. Sulle nevi italiane scendono in gara i migliori masher con i loro cani. Giunge alla quinta edizione il campionato italiano Doco Cup, il circuito di sled dog sprint più importante d'Europa, che ha in un certo modo raccolto l'eredità della prestigiosa Alpirot. Lo sled dog negli ultimi anni nel nostro paese è cresciuto parecchio, è cresciuto grazie alla nostra associazione che è Antartica e al fatto che noi organizziamo gare sprint che riescono ad avvicinare il grande pubblico e anche i grandi appassionati che abbiamo nel nostro paese allo sport, anche in maniera dolce, diciamo, senza doversi rapportare con un'impresa al di sopra delle loro possibilità, come poteva essere una volta gare tipo Alpirod o addirittura i Iditarod in Alaska di oltre 2000 km. Esistono anche in Italia comunque gare importanti, sono Alpentre, una gara di media distanza di cui noi siamo co-organizzatori, e appunto questa gara si chiama Doco Cup, che è la gara più importante sprint che si fa nel nostro paese, nelle Dolomiti, in una località meravigliosa, perché noi abbiamo località fantastiche nel nostro paese. L'obiettivo della Doco Cup è quello di divulgare uno sport avventuroso ed ecologico, in cui l'affiatamento fra uomo e cane crea emozioni di formidabile intensità. Un messaggio non solo per gli addetti ai lavori, ma anche per il grande pubblico. Dal 92 organizziamo questa grossa manifestazione. Abbiamo avuto durante gli anni una crescita costante sul numero dei concorrenti, sia come qualità e quantità. Lo scorso anno abbiamo, direi, stabilito un record assoluto, avendo oltre 200 partecipanti alle nostre gare. In un circuito che ha toccato Cortina, Alpe di Siusi, Anterselva, posti fra i più belli in Italia sulla neve. Il circuito itinerante Doco Cup prevede 5 prove. La prima tappa su sterrato, già svoltasi a Bologna a metà novembre, costituisce un prologo d'eccezione, una forma di allenamento in vista delle gare vere sul neve. È infatti proprio a fine gennaio che si entra nel vivo del campionato. Per la prima tappa, a Cortina, sono attesi oltre 120 masher, anche da Germania, Austria e Svizzera. A seguire ci si sposterà ad Anterselva, Alpe di Siusi e Livigno, sempre sperando che la neve non si faccia troppo desiderare. Io spero che voi riusciate a seguire in qualche modo le vicende di questo campionato internazionale, perché credo sia il più bel appuntamento del nostro paese. Come poter mancare a questo spettacolo? Noi di Pianeta Neve seguiremo puntualmente tutte le tappe della Doco Cup. Se nel frattempo aveste voglia di saperne di più o avvicinarvi allo sled dog, non solo come spettatori, noi siamo in grado di poter dare qualsiasi tipo di chiarimento, noi siamo Antartica. Il numero che possono contattare è un numero anche di internet, per cui si possa avere, c'è un sito internet che lavora quotidianamente e raccoglie tutti gli interessati, è ovviamente www.antartica.it, molto semplice, oppure un numero di telefono che è 051 per chi chiama da fuori Bologna, 677-8163, molto semplice.